Cannalonga, provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione della sacra rappresentazione del presepe vivente preparato in maniera egregia da alcuni volontari della parrocchia di Santa Maria Assunta. Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio di Dio. Eccomi, sono la serva di Dio. Che avvenga in me ciò che hai detto. Daniele, il bilancio è positivo, nonostante le avversità atmosferiche, perché il presepe era previsto per ieri, però purtroppo non abbiamo potuto fare niente causa vento. Oggi l'abbiamo rifatto, nonostante pure nel primo pomeriggio eravamo ancora un poco incerti, poi per fortuna il Padre Eterno, il Signore ci ha aiutato, abbiamo fatto il presepe, tutti hanno partecipato, sembra che sia piaciuto a tutti, speriamo di rifarlo sempre, questa è la quinta edizione, tutti sono rimasti contenti, ringraziamo tutti, Don Luigi in primis, e tutte le persone che ci hanno dato una mano e che hanno partecipato. E alla prossima! Sì, sicuramente con la solita degustazione, ceci, fagioli, foglie e patate, gli antichi cibi. E tutti quanti hanno apprezzato, hanno gustato e la serata si conclude così. La manifestazione di questa sera ha concluso, diciamo, degnamente tutte le cerimonie, tutti i vari momenti delle festività natalizie a Cannalonga. Abbiamo iniziato, come si sa, con la novena del Santo Natale. Poi si è conclusa con la veglia di mezzanotte, continuate con la veglia di mezzanotte, si è conclusa stasera con la rappresentazione del presepe vivente, che era prevista per la verità per ieri sera. Poi le condizioni atmosferiche proibitive ci hanno indotto a spostarla a questa sera. La manifestazione comunque ha avuto un successo come ogni anno, e di questo va un ringraziamento a chi si spende e chi pone la propria opera per l'organizzazione e la buona riuscita di questa manifestazione, alla quale poi bisogna dire pure che la popolazione partecipa coralmente ogni anno, perché è una manifestazione che viene sentita, e quest'anno ha concluso le festività del Santo Natale. Questo brindisi per augurare a tutta quanta la comunità un felice anno 2020. Pieno di prosperità, serenità e soprattutto gioia. E frequenza, e aggiungo, frequenza in chiesa. L'ha detto lei, non la pago per questa pubblicità.